Col pazzo dell'Aurelio, che nella sesta giornata del campionato Giovanissime Elite espugna il campo Muratori, bloccando la Spes Montesagro, che non perde comunque il treno delle grandi, rimanendo infatti appaiata al DLF Civitavecchia a quota 11, a sole due lunghezze da un terzo posto che pare comunque rimanere a portata di mano. Primo tempo tutt'altro che spettacolare. Il primo brivido arriva al quinto ed è di marca ospite. Il lungo rinvio della difesa di Mister Ameli viene intercettato da Pezzuto, che approfitta di una dormita di Santoni per portarsi pericolosamente dalle parti di un Valente che scalda i guantoni con il primo intervento di giornata. È ancora l'Aurelio a tornare a bussare al tredicesimo. Nuovo lungo lancio di Sannipoli che scodella in aria il pallone. Martino fa la sponda per Nicoletti che si inserisce dalla destra e in scivolata manda però il pallone fuori. Lo spettacolo pare fermarsi e per vivere una nuova emozione bisogna attendere il 33esimo. Stavolta la Spes a rendersi pericolosa. Sugli sviluppi di un corner il numero 9 di Mister Tomei salta più in alto di tutti, ma si vede strozzare l'olio di gioia in gola dalla respinta sulla linea di un difensore dell'Aurelio. I giri del motore aumentano nella ripresa. Al settimo Carpentieri si infila in aria dalla sinistra, ma trova un attento Valente a negargli la gioia del gol. La reazione dei padroni di casa arriva a un giro di lancette più tardi con Pasqualoni che trova il corridoio giusto per il neo entrato Nazzaro che deve fare i conti con Corrado che respinge senza troppe difficoltà. Il gioco si fa vivo e un minuto più tardi è l'Aurelio a tornare in avanti. La lunga rimessa dalla corsia di destra arriva in area dove Spiridigliozzi capitalizza al meglio un corto passaggio ma spedisce di un soffio al lato il suo diagonale. Sono le prove generali per il vantaggio dei ragazzi di Ameli. È il 12esimo quando sul corridoio di sinistra matura l'azione che porta al gol. Il pallone arriva in area a Pezzuto che si gira e infila la palla lì dove Valente non può raggiungerla. La Spes Montesagro non resta di certo a guardare. 3 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner dalla bandierina di sinistra, Bastreghi scodella al centro un pallone sul quale Nazzaro si mette il gambone, riportando i giochi in parità. I ragazzi di Domei ora sembrano crederci e al 21esimo i 3 punti sarebbero a portata di mano se Nazzaro, a tu per tu con Corrado, non si divorasse in pallonetto il gol che poteva cambiare le sorti della gara. Nuovo capovolgimento di fronte dopo neanche un minuto. Stavolta è l'Aurelia a perdere la chance di riportarsi in avanti con Pezzuto, che trova un attento Valente a respingergli il pallone del possibile 2-1. Il gioco pare fermarsi ed è sulla ridosso dello scadere che la gara prende una piega diversa. Il signor La Regina di Roma 1 concede un calcio di punizione quando il terzo minuto di recupero ormai è scaduto. Alla battuta si presenta proprio Pezzuto che si fa perdonare l'errore precedente, infilando la sfera in rete e regalando i 3 punti ai suoi compagni.